Io sto difendendo un innocente. La parte civile, avvocato Santoni, non si ferma qui e vorrei finire subito dopo questo paragrafo, questo punto di schema. Tocca con grande maestria il problema della cartuccia scarrellata nell'orto. Sarà argomento del collega avvocato Bevacqua. Parlando dell'ipotesi di un demiurgo cattivo che possa aver fatto un regalino, ma un demiurgo cattivo, diciamo una persona cattiva. Ed era semplice farglielo questo regalino. Pacciani non era mai stato ad abitare in quella casa, voi lo sapete, era affittata durante, prima del carcere per le figlie, ad un certo signor Bianchi, poi affittata ad una infermiera e poi affittata dei musicanti la prima parte. Pacciani è andato ad abitare in quella casa il 6/12/91 e fino al 6/12/91 tanto tempo c'è stato. E da quel giorno in quella casa, lo dicevo stamattina, si è scatenato l'inferno. Lo schematizzo e ripeto soltanto due cose: intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, controlli più che quotidiani. Logicamente tutto era in regola e fornito di autorizzazioni con relative proroghe e agli atti tutto in regola. Ma Pacciani è un uomo, le ha subite lui queste cose. Fatto strano. Pacciani è ancora a Sollicciano il 18/11/91. Può non entrare nel discorso della difesa, può non entrare questo elemento, ma siccome siamo persone umane e qualsiasi scritto arriva, qualsiasi telefonata arriva, fa male se non è sincera, se è di minaccia. Iniziarono ad arrivare lettere dicendo: state attenti avvocati, perché vi potrebbero mettere degli oggettini nell'orto. 18 novembre 91, mancava molto ancora per la perquisizione. Agli atti ci sono due lettere a carte del pubblico ministero 273-274 che io non mi permetto nemmeno di accennare nel contenuto perché sono soltanto obbrobriose nei confronti del procuratore della Repubblica di Firenze. Solo obbrobriose. Sono anonime, avvocato, stia attento. Comunque, ho detto che sono negli atti. Negli atti ho detto. Sono anonime. Sono negli atti, le ho lette negli atti. Allora stia attento. Allora sto attento. Difatti non ho accennato se non quanto successe, la storia del quadro. Fu io personalmente che venni da lei, pubblico ministero, a dire: mi dispiace che in televisione sia stato detto qualcosa di personale contro di lei e sono solidale con lei. Se lo ricorda, fu io personalmente, perché quando si tratta di difendere le istituzioni e il procuratore della Repubblica e i suoi sostituti, io sono il primo, se ne hanno bisogno. Poi se mi dicono che non occorre, io fo il mio mestiere, sono un libero professionista e avvocato. Non voglio assolutamente dire altro, non voglio parlare dell'asta guidamolla, sono tanti buchi neri, soprattutto il dotto messaggio che accompagnava quest'asta guidamolla nella lettera ai carabinieri di San Casciano. Ma in questo processo, proprio perché mancano tanti anelli, non esiste una prova specifica della colpevolezza di Pacciani.
E io, Presidente, vorrei terminare perché non ce la faccio.